Consegna presto di un pacco speciale. Giulia e Yuri, cosa hanno regalato al piccolo serpellino? La sua prima biciclettina. Vabbè, fantastici. Noi siamo partiti, ovviamente, gnomo, tragedia, quando ci ha visto fare le valigie, quando siamo saliti in macchina, poverino, vabbè, però sarà contento sicuramente di stare con i nonni, specialmente con il papà di Ricky, che a cui è molto molto legato. E comunque li porteremo con noi il prossimo weekend in un posto che a loro piace molto, quindi non vedo l'ora. Mi sembra che l'abbiate capito nella foto precedente, non ho messo nessuno smalto, basta. Ieri sera, dopo aver tentato due volte di metterlo, mi sono arresa, ho tolto tutto, basta, naturale, normale, fine. E ho optato poi per una piega liscia, più comoda, semplicemente perché, anche se mi mancheranno i miei ricci, semplicemente perché quando decido di andare via dai 3-4 giorni sono più comodi, così non devo lavarli praticamente o acconciarli ogni giorno, e anche in valigia ho più spazio, perché di solito quando vado in giro, appunto, per tenerli i ricci, devo portarmi 1000 prodotti, tra il shampoo, crema prima di asciugarli, prodotto da usare dopo, il diffusore, perché guai partire senza il mio amato diffusore. A volte porto anche la salvietta apposta, insomma, le ricce mi capiranno. Rossetto, poste, spaghetti. Beh, e anche poste, mascherina, se devo essere sincera. Approvato. Diciamo che con il meteo oggi non siamo proprio stati così fortunati. Piove e si gela. Però nel weekend dovrebbe migliorare, cioè domani e domenica dovrebbe migliorare. Speriamo. Che perché? In caso contrario avrei sbagliato nuovamente a fare la valigia, e no, no. Quindi sole caldo, felpa, perché se no. Ah, si è già messo una felpina del serpella qua, ecco. Sotto, così che mi tiene caldo. È il bigiccione. Vediamo se così si vede meglio. Ecco qua. Eccolo. Allora, non si può prendere il dessert.